oggi a Isernia contro la razionalizzazione applicata da Poste Italiane in Molise. I sindacati chiedono la revisione dei contratti. Manifestazione di CGIL, CISL e UIL sabato a Campobasso. La marcia per il lavoro si concluderà con l'intervento di Susanna Camusso. Preparativi in corso in vista dell'arrivo del Pontefice il prossimo 5 luglio in Molise. Ad Isernia una delegazione del Vaticano ha ispezionato i luoghi che ospiteranno il Pontefice. ASREM e Forestale insieme per promuovere l'anagrafe canina, avviati per questo motivo dei controlli a tappeto sull'intero territorio. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. I sindacati di CGIL e UIL dei postali molisani si oppongono alla logica di razionalizzazione applicata dall'azienda Poste Italiane in regione. Questa mattina ad Isernia la protesta durante la quale è stata chiesta la revisione dei contratti. Ma sentiamo meglio di cosa si tratta in questo servizio. Hanno approfittato di una convention di area territoriale di Poste Italiane di scena all'Hotel Europa di Isernia per manifestare il disagio dei postali molisani alle prese con una continua logica di razionalizzazione penalizzante per l'occupazione regionale e per i servizi resi al cittadino. Ed ecco che le segreterie di SLC CGIL e UIL hanno organizzato un picchetto di protesta, le cui ragioni sono state chiarite da Mimmo Fiocca della CGIL. Abbiamo approfittato di questa convention di area territoriale dove c'è presente tutto l'establishment di Poste Italiane per esprimere tutto il nostro disagio per i continui tagli, razionalizzazioni di servizi che poi sono il problema peggiore che vanno a colpire i clienti, l'utenza di Poste Italiane. Hanno fatto scempio di Poste Italiane nel Molise ormai da un decennio, il personale si è dimezzato a fronte invece di una serie di servizi che sono stati implementati. Sono posti di lavoro che non recupereremo più, non lo possiamo più tollerare, non lo possiamo più permettere. Noi sono queste le azioni che possiamo mettere in campo, siamo da soli anche perché c'è un disinteresse francamente totale su questa situazione e cerchiamo di fare quello che abbiamo anche il dovere di mettere in campo. Secondo i sindacati, il Molise, più che le altre regioni dell'area sud, sarebbe danneggiato dalla politica aziendale, nel silenzio generale pure delle istituzioni. Quindi la richiesta di una maggiore dignità, di regole contrattuali certe e della trasformazione dei contratti. Lo ha detto chiaramente Giuseppe Contento della UIL Poste. La situazione in questa azienda è una situazione tragica. Abbiamo ragazzi che non lavorano a tempo pieno, lavorano part time. Noi chiediamo la trasformazione di questi contratti da part time a full time. Chiediamo che gli uffici sparsi sul cucuzzolo di quella montagna sia presidiato. Noi chiediamo che questo servizio venga reso ai cittadini della regione Molise come è reso ai cittadini del Trentino, della Valle d'Aosta, della Basilicata. Dico la Basilicata perché la Basilicata fa parte alla stessa direzione regionale Sud 1. Ho un'impressione, tutta mia, che ci siano due pesi e due misure all'interno di questa direzione regionale. Ecco il motivo della protesta. Dopo le pressioni dei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto di concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per 600 lavoratori della ITR da almeno 2 mesi senza reddito. Oggi il decreto è all'esame dell'INPS. Il vicepresidente della Giunta regionale Michele Petraroi esorta a questo punto azienda ed INPS stessa ad accelerare le pratiche onde corrispondere al più presto le spettanze ai dipendenti. Cade nel vuoto il tentativo di mediazione del prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Mena in relazione all'avvertenza tra le organizzazioni sindacali e la SEAC, la società concessionaria del servizio di trasporto urbano a Campobasso. Il servizio.
Ne abbiamo parlato qualche giorno fa di questa vertenza aperta tra le categorie del trasporto di CGL, CISL e UIL, la SEAC, la società del trasporto urbano nel territorio di Campobasso. Un conflitto che si è aperto a causa della decisione unilaterale senza alcun confronto a parere dei sindacati della dirigenza aziendale della SEAC di aumentare l'orario di lavoro settimanale da 36 a 39 ore, disdettando di fatto un accordo che risale al 1981 e che fino a qualche giorno fa regolava, insieme alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, gli impegni e le tempistiche degli autisti e di tutte le maestranze. Ascoltiamo a tal proposito le opinioni di Giuseppe Sardo, segretario regionale della FIT CISL. Abbiamo a che fare con società che fanno utili con i soldi pubblici e che dell'attività sindacale non ne vogliono proprio sapere niente. In pratica pensano solamente ai loro interessi e a quello degli operai, non interessa niente a nessuno. In effetti stamattina con la SEAC, che è una di queste società del trasporto molisano, non siamo riusciti ad ottenere niente perché l'azienda si è ostinata a mantenere una posizione che definirei di chiusura totale sulle nostre posizioni, che non sono altre che posizioni ragionevoli per poter riprendere un discorso che si è interrotto in maniera improvvida a causa dell'ostinazione dell'azienda. In effetti qui abbiamo una società che percepisce denaro pubblico e che non intrattiene relazioni sindacali corrette, facendo sì che il personale non percepisca gli emolumenti che dovrebbe percepire in relazione a quelli che sono gli orari di lavoro. Intanto, a fronte del diniego della SEAC di recedere dalla decisione assunta, la risposta sindacale sembra si vada sempre più concretizzando su una forte azione di lotta. La risposta logica a questa chiusura dell'azienda sarà la dichiarazione di sciopero, e quindi probabilmente a breve faremo questa dichiarazione di sciopero congiunta con la speranza di poter ottenere una riapertura dei termini di compromesso. Intanto proprio i tre segretari di FILT, CGL, FIT, CISL e UILT entrano in merito ai provvedimenti disciplinari al personale della SEAC, considerati contestazioni di mancanze e sanzioni solo pretestuosamente comminate di cui non si riesce ad identificare il soggetto accertatore. Annunciano che, perdurando il clima di timore e di ansia, si rivolgeranno alle competenti autorità giudiziarie. Ammortizzatori sociali alla Fiat Powertrain di Termoli, un'altra settimana di stop in fabbrica nel mese di luglio. Giampiero Porfirio. La cassa integrazione non abbandona l'industria automobilistica Fiat nelle sue strutture periferiche. Così si rinnova di mese in mese alla Powertrain di Termoli l'ammortizzatore sociale, che coinvolge circa 2.000 tute blu su un totale di quasi 2.800 unità nello stabilimento di Rivolta del Re. Le continue contrazioni delle vendite sul mercato auto risentono della flessione economica generale nel panorama nazionale ed estero. Il prossimo stop produttivo nella fabbrica del Basso Molise è stato fissato il 21 e 22 luglio nei reparti motori 8 valvole e cambio C510. Nella settimana dal 21 al 26 si fermeranno tutti gli operai del reparto 16 valvole. Solo il cambio M40 resta fuori dalla cassa integrazione, non coinvolto al momento da difficoltà per via della recessione generale. Le forze sindacali sperano ancora nel rilancio automobilistico della casa torinese, anche alla luce del piano annunciato da Fiat e Chrysler ad inizio maggio negli Stati Uniti. Probabilmente per tempi più sereni nell'industria termolese bisognerà avere ancora pazienza. E fermo pesca biologico nel mare Adriatico e ammortizzatori sociali al Ministero al Lavoro, è stato convocato per il prossimo 3 luglio il tavolo tecnico. Il vertice istituzionale dovrà definire le modalità del fermo pesca per quest'estate e lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per il 2013.
Per il Molise nuove e numerose opportunità nei settori del turismo, della pesca e della valorizzazione di tutto ciò che è legato al mare. Le ha elencate a Bruxelles dopo il via libera della Commissione europea alla strategia e al piano d'azione ad hoc della macroregione adriatico-ionica il presidente del Molise e dell'Euroregione Paolo Di Laura Frattura. Per il presidente il via libera UE rappresenta il riconoscimento che mancava in ambito europeo di un partenariato stabile già esistente nell'area. Ed è tutto pronto per la marcia per il lavoro organizzata da CGIL, CISL e UIL nel segno de Il Molise riparta dal lavoro. La manifestazione è dalle 9.30 di sabato 28 giugno nelle strade di Campobasso con comizio conclusivo di Susanna Camusso. Vediamo. Alla base della marcia per il lavoro indetta da CGIL, CISL e UIL per sabato 28 giugno a Campobasso ci sono alcuni percorsi di analisi e mobilitazioni iniziati nel settembre 2013 sotto il tema de Il Molise riparte dal lavoro. Da questi percorsi nasce una puntuale piattaforma rivendicativa che chiede a gran voce alle istituzioni quegli interventi indirizzati a costruire lo sviluppo e la tutela dei cittadini molisani. La manifestazione a carattere regionale prevede una massiccia partecipazione con più di 40 pullman in arrivo a Campobasso, dove i partecipanti si concentreranno in piazza San Francesco per partire alle 9.30 con il corteo che attraverserà la città per concludersi a piazza Pepe con i comizi dei segretari regionali CISL e UIL, Gianni Notaro e Mauro Sasso e con l'intervento conclusivo di Susanna Camusso, segretario generale CGIL nazionale. Perché partecipare alla marcia per il lavoro? Perché bisogna essere in piazza? Perché il lavoro è una priorità assoluta di tutti, è un problema che riguarda tutti, riguarda le imprese, perché se non ci sono le imprese non c'è lavoro, riguarda le istituzioni che hanno il dovere di accompagnare i cittadini a trovare lavoro, così come previsto anche dalla Costituzione, riguarda tutti noi, perché è chiaro che fare una manifestazione pro lavoro come la marcia significa che anche noi come sindacato metteremo la nostra quota parte. Quindi non strillare contro a qualcuno che deve risolvere i problemi, ma stare insieme, perché forse solo se tutti siamo convinti di questo riusciamo ad invertire questa tendenza che per il Molise è una deriva paurosa e un disastro quasi totale. Noi ci stiamo occupando dei problemi di questo territorio, abbiamo avanzato delle precise proposte, abbiamo una piattaforma e pretendiamo di discuterla a livello territoriale con le forze imprenditoriali, con gli amministratori del Molise, ma noi siamo un pezzo di un movimento sindacale più complessivo. Nella nostra rivendicazione, nella nostra voglia di stare in piazza sabato, c'è l'iniziativa sindacale di CGIL e CISL UIL in Italia che richiamano il governo e il Parlamento a una diversa attenzione per il lavoro e per la ripresa. E in più siamo un pezzo di un sindacato europeo che proprio adesso che siamo all'inizio del semestre italiano di guida dell'Unione pretende che l'Unione Europea complessivamente cambi direzione, che non ci sia soltanto rigore ma ci sia un vero sforzo per la ripresa, per la partecipazione, per i diritti di cittadinanza e per l'appunto per il lavoro. Un appello ad una grande partecipazione alla manifestazione regionale del 28, perché soltanto partecipando a questa grande manifestazione regionale del 28 riusciamo a riportare al centro dell'attenzione di tutti il tema del lavoro. Non a caso la marcia l'abbiamo chiamata Ripartiamo dal lavoro, il Molise riparte dal lavoro. Si può uscire dalla crisi soltanto se si rimette al centro dell'iniziativa sindacale e dell'attenzione di tutti il grande tema del lavoro. Opere di manutenzione straordinaria in 5 istituti scolastici di Termoli. Lavori eseguiti garantiranno maggiore sicurezza ed efficienza alla ripresa delle attività didattiche a settembre. L'anno scolastico è stato lasciato alle spalle da poche settimane, ultime fatiche solo per gli esami di Stato e la maturità. Nella città di Termoli questo periodo è stato impegnato per completare opere di manutenzione straordinaria, già programmate in precedenza. Lavori che hanno riguardato gli istituti di Santa Maria degli Angeli nel quartiere di Difesa Grande, via Principe di Piemonte, la primaria di via Maratona e le materne di via Monte Carlo e via Cina. Gli interventi sono stati segnalati dall'Associazione La Giusta Scuola,
dai dirigenti e dallo stesso corpo docenti per migliorare la sicurezza dei locali e risanare quelle situazioni che il tempo ha degenerato, come le pavimentazioni, solai, porte e bagni. In breve tempo gli istituti sono stati di nuovo tinteggiati, eliminate le infiltrazioni d'acqua piovana alla Oddo Bernacchia, risistemata la copertura del tetto in via Monte Carlo. Interventi che non hanno avuto un peso economico eccessivo per le casse di Palazzo Sant'Antonio, ma che consentirà al Comune di farsi trovare pronti nel mese di settembre alla ripresa delle nuove attività didattiche e con le certificazioni di sicurezza e funzionalità. Parcheggi, navette, cestini, porta rifiuti a Termoli. Balneatori del lungomare nord hanno incontrato il sindaco Sbrocca al fine di migliorare la circolazione e la fruibilità dell'area in questione. Il primo cittadino ha ribadito il suo impegno per garantire tutti i servizi, assicurando una comunicazione comunale efficace per pubblicizzarli al meglio. E fervono i preparativi in vista dell'arrivo del pontefice in provincia di Isernia il prossimo 5 luglio. Una delegazione del Vaticano in elicottero si è recata a Castelpetroso e poi ad Isernia per effettuare una ispezione dei luoghi che verranno percorsi da Papa Francesco. Sentiamo. Fervono i preparativi in vista dell'arrivo del Santo Padre il prossimo 5 luglio e anche il Vaticano si organizza per l'evento, motivo per il quale un elicottero dell'Aeronautica si è portato in Molise con a bordo una delegazione pontificia per un sopralluogo. L'atterraggio nel piazzale antistante la Basilica di Castelpetroso, prima tappa della visita in provincia di Isernia. Qui gli illustri ospiti sono stati accolti dal vescovo uscente Salvatore Visco, ma anche dal nuovo vescovo della diocesi Isernia-Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, dal vescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini, dal vicario episcopale per il santuario Don Massimo Muccillo e dal sindaco di Castelpetroso Fabio Duva. Dopo i saluti, il gruppo ha effettuato una ricognizione della zona antistante la basilica per osservare lo stato dell'arte dei lavori, poi l'ispezione anche all'interno del santuario per accertarsi che si stia intervenendo al meglio per garantire l'incolumità del pontefice e quella della comunità di fedeli in occasione di un appuntamento quasi senza precedenti. Ma non è tutto, la delegazione ha voluto poi sorvolare la città di Isernia per conoscere esattamente il percorso che effettuerà Papa Francesco e valutare le eventuali e necessarie vie di fuga. Il servizio di sicurezza del Vaticano ha deciso di controllare dall'alto strade e piazze e probabilmente tornerà a verificare i lavori anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è ridurre al minimo ogni possibile pericolo, così che il 5 luglio prossimo possa essere solo una giornata di festa e di preghiera. L'ASREM e la Forestale in campo per promuovere l'anagrafe canina, per questo sono stati avviati dei controlli a tappeto. Tra gli obiettivi c'è la riduzione del fenomeno del randagismo, la garanzia dei diritti di proprietà e la tutela della fauna selvatica. Ne abbiamo parlato con Claudio Di Ludovico dell'ASREM, sentiamo. Le stime insegnano che su 10 cani randaggi ritrovati dagli organi preposti soltanto 2 sono microchippati e quindi riconducibili al legittimo proprietario. La restante parte, la maggior parte, non può essere individuata, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica in casi estremi di attacchi violenti alle persone, ma anche in casi in cui gli animali possano essere avvelenati. Ecco perché il Dipartimento di Prevenzione e Sanità Animale dell'ASREM Pentra, insieme alla Forestale e alla Polizia Provinciale, ha deciso di dare impulso, un nuovo impulso, alla adozione dello strumento dell'anagrafe canina, il mezzo più idoneo per garantire i diritti di proprietà e le responsabilità ad esso connesse, un obbligo di legge utile anche a combattere il fenomeno dell'abbandono. Già dal mese di maggio abbiamo programmato con il comando della polizia del Corpo Forestale dello Stato e con la polizia provinciale, abbiamo programmato una serie di controlli sul territorio proprio mirati a evidenziare la detenzione scorretta dei cani e la detenzione irresponsabile. Questo per 2 motivi essenzialmente. Uno, perché dobbiamo assolutamente ridurre i costi che il randagismo genera o il vagandismo dei cani può generare a carico della collettività. E 2, perché noi abbiamo iniziato non a caso nei comuni della Valle del Volturno, perché intendiamo anche, d'accordo con il Corpo Forestale dello Stato, tutelare la fauna selvatica che subisce delle interrelazioni
relazioni negative proprio dal randagismo. Quindi speriamo di cominciare a voltare pagina. Intrattenimento all'interno del carcere di Larino a partire dalle 20 di questa sera, uno spettacolo messo in scena dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero della cittadina Frentano, una proposta culturale all'insegna della solidarietà promossa con il contributo dei detenuti dell'Istituto di Pena. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Tempo incerto e variabile nella prima parte di oggi sul Molise, deboli piovaschi sparsi anche nelle ore pomeridiane, dalla sera cielo prevalentemente stellato, le temperature odierne sono comprese tra i 15 gradi di Campobasso fino ai 27 su Termoli, ventilazione meridionale, mosso il mare Adriatico. Domattina sulla regione è previsto cielo parzialmente nuvoloso, i valori climatici sono attesi stazionari, venti variabili. L'Avis di Carpinone organizza per sabato prossimo la prima edizione di Un Gol per la Speranza, torneo al quale partecipano quattro squadre di calcio. Il ricavato è destinato alla ricerca. La manifestazione è un omaggio a Michela Tamasi, venuta a mancare a 23 anni, vittima della malattia di La Fora. Vediamo. Solo se riusciremo a farci trasportare dal vento e bruciare dal fuoco, semineremo speranza. Così recita la locandina che l'Avis di Carpinone ha realizzato per presentare la prima edizione di Un Gol per la Speranza, in programma il 29 giugno prossimo e che vede protagoniste quattro squadre. Sarà quello di sabato prossimo a Carpinone un pomeriggio particolare, un omaggio a Michela Tamasi, venuta a mancare a soli 23 anni, vittima di una malattia rara, quella di La Fora. Il ricavato del ricco pomeriggio carpinonese, che oltre al calcio prevede anche una rappresentazione teatrale curata dalla compagnia Gli Sfacciati, sarà destinato alla ricerca. Lei è una mamma. Sì. Davanti a una tragedia molti impazziscono, molti perdono la fede e alcuni acquistano una forza. Lei fa parte di questa categoria? Sì, sì, assolutamente sì, perché mia figlia con tutta la sua sofferenza veramente ha dato tantissima forza, non solo a me ma a tutte le persone che ci sono state vicino. Oltre alla forza, cioè lei aveva proprio, voleva vivere nei suoi limiti e fino all'ultimo momento proprio ci ha trasmesso tantissimo. E in suo ricordo, non mi fermerò diciamo a questa semplice manifestazione, ma ogni anno insieme all'Avis, insieme alla Proloco, insieme a chiunque vorrà essermi vicino, cercherò di riproporre queste manifestazioni, proprio per sensibilizzare un po' tutti a essere vicino alle persone che soffrono. In qualsiasi modo ci si può essere vicino, sia con una visita, con un contributo economico, in qualsiasi modo proprio. E Michele è stata vittima di una malattia rara, quanto è durato il suo calvario? È durata quasi 10 anni, la prima volta ha avuto una piccolissima crisi epilettica, perché così si manifesta la malattia, e poi queste crisi si sono sempre andate fatte più frequenti, fino a quando l'hanno praticamente resa completamente inabile. È stata 2 anni in ospedale, in reparto di terapia intensiva, ma veramente anche in ospedale ha trasmesso talmente tanta gioia e amore a tutti quanti, proprio i medici, infermieri, tutti quanti ce l'hanno ancora nel cuore, a distanza di un anno la ricordano. Grazie.
Riccardo Lazzarini giocherà nel Campobasso 1919 anche nella prossima stagione di Serie D. L'attaccante abruzzese nei rossoblù e ha dato assegno 36 volte tra campionato e coppa. La società è intanto alla ricerca di un'altra punta di spessore. A San Salvo Marina domenica 29 si svolgerà la prima edizione della corsa ciclistica che attraverserà tutto il medio ed alto Vastese. Partenza alle ore 9. Due tracciati, il primo di 140 chilometri, il secondo di 90. La competizione è promossa dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trignio di San Salvo. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.